Un saluto a tutti gli amici di Console Tribe, sono Lucas93 e sono qui per mostrarvi un video gameplay della durata di poco più di 20 minuti di Prey, il nuovo videogioco pubblicato da Bethesda e sviluppato da Arkane Studios, i ragazzi che hanno dato la vita alla serie Dishonored, uscito pochi giorni fa, più precisamente il 5 maggio su PS4 e Xbox One. Entriamo subito in azione. I caricamenti, ragazzi, li ho skippati in fase di editing perché sono un po' lunghetti, quindi li voglio evitare quanto più possibile. Iniziamo subito con un mostro che, anzi con un alieno, che non avevo mai incontrato finora. In Prey ci sono tante tipologie di alieni, ognuna va studiata, come sto facendo adesso, con un apposito visore che si raccoglie poco, insomma, intorno alle due ore di gioco. Vedete, il visore lo analizza e vi dice i suoi punti, i punti deboli, i punti di forza dell'alieno. In questo caso l'alieno è un... utilizza delle scariche elettriche per colpirci ed è viene indebolito dagli MP. Quindi io cosa faccio? Utilizzo un MP per disattivare i poteri momentaneamente e lo colpisco in modo tale che lui non possa attaccarmi con i suoi poteri elettrici. Utilizzo sia le pistole che fucile a pompa, che sono le due armi principali che ho raccolto finora. O meglio, sono le due armi che fanno danno che ho raccolto finora, perché poi ci sono la chiave inglese che fa danni da mischia e c'è poi un particolare cannone che vi farò vedere tra poco. Cosa dire della serie Prey? Il gioco era stato sviluppato da Human Head Studios, il primo capitolo era uscito, diventa anche un piccolo gioco di cult. Successivamente iniziarono i lavori sul secondo episodio, ci furono tantissimi problemi, sviluppo rimandato più volte, fino a quando Human Head ha chiuso i battenti, così Bethesda, che possedeva l'IP, decise di affidare il gioco ad Arkane Studios. Questi sono i ragazzi, come vi dicevo prima, che hanno lavorato alla serie Dishonored, che Dishonored e Prey, devo dire, poi condividono alcune piccole cose, quindi devo dire la scelta ci sta di affidare questa serie ad Arkane, perché ci sono tutta una serie di poteri che appunto ricordano un pochino come utilizzo la serie Stealth Dishonored. Prey comunque è un reboot, precisiamolo, quindi se non avete giocato il primo episodio state tranquilli, non c'è bisogno per capire meglio la storia. Il gioco poi come atmosfera ricorda molto Dead Space, perché è ambientato in questa stazione spaziale chiamata Talos One, in cui si facevano esperimenti su questa razza aliena chiamata Mimic. E noi siamo Morgan Yu, potete scegliere all'inizio del gioco se scegliere maschio o femmina, non cambia nulla alla fine la scelta, tramite piccoli dialoghi in cui vi danno della signora invece che del signore. E quindi a un certo punto, insomma, mentre state facendo un esperimento, o meglio stanno facendo un esperimento su di voi, un alieno, un mimic, esce fuori da una tazza di caffè e comincia, insomma, un vero e proprio inferno, perché la stazione spaziale viene messa a ferro e fuoco dagli alieni, ci sono morti ovunque. E quindi come atmosfera ricorda un po' quelle horror di Dead Space, che sia chiaro non è un horror al 100%, perché Dead Space, lo ricordo ancora, era terrificante in alcuni momenti, però come atmosfera e anche come ansia in alcuni momenti, diciamo, Prey lo può ricordare, perché davvero in alcuni momenti, dato che gli alieni si possono trasformare in oggetti comuni come una tazza di caffè, come un una sedia e altri oggetti, insomma, che si trovano anche qui volendo, adesso potrebbe uscire un mimic all'improvviso, quindi voi non sapete mai questi da dove possono uscire fuori, dovete sempre stare attenti e, diciamo, in qualche occasione il jump scare arriva sicuramente. E infatti vedete, ogni tanto mi abbasso, cammino stealth, perché poi la musica un pochino cattivella fa il suo gioco, lo fa benissimo, prova a mettervi ancora più ansia. E quindi, insomma, diciamo come con Dead Space ha questa similitudine. Poi dicevamo con Prey e con, intanto qui vi salto un altro caricamento, Prey con Dishonored, ma anche con Deus Ex ha dei punti in comune per quanto riguarda i poteri, ma li vedremo più avanti. E poi ci sono degli elementi di crafting che vediamo proprio adesso. In pratica, sparsi per la mappa, ci sono questi tavoli da lavoro, anzi più che tavoli sono dei veri e propri macchinari, cioè riciclatore e fabbricatore. Nel riciclatore posso mettere gli oggetti che non mi servono, tra cui anche la spazzatura che raccolgo, una buccia di banana può diventare materiale che poi posso, vedete,
fabbricare, e questo materiale proprio lo posso utilizzare. Il fabbricatore, che però non è in questa stanza, ahimè. Speriamo di trovarlo un po' più avanti. Vedete, anche qui ci sono dei fiori, dei fili arrugginiti. Io posso tranquillamente mettere nel fabbricatore per ottenere materiali. Cosa servono questi materiali? I materiali servono per costruire munizioni, costruire armi, costruire kit medici, i kit di riparazione della tuta, ma anche i cosiddetti neuromod. I neuromod sono dei veri e propri punti abilità con cui potenziare il proprio protagonista. Questo è l'inventario, fa molto Resident Evil, l'inventario di Prey, in cui bisogna gestire gli spazi con attenzione, altrimenti subito finite insomma lo spazio dell'inventario. Da precisare però che lo potete ingrandire utilizzando i punti neuromod o i punti abilità, come volete definirli meglio voi. Come visto, lì nell'inventario ci stava il cannone Glod, se non mi sbaglio, non mi ricordo adesso la pronuncia come di preciso. C'era anche un fucile a pompa, una pistola, insomma, armi abbastanza classiche, alcune un pochino più particolari. Questa è una parte molto affascinante del gioco, perché mi ritocca a citare Dead Space. Ci sono delle sequenze a gravità zero. Adesso siamo dentro la stazione spaziale, però addirittura si può uscire dalla stazione spaziale, quindi andare nello spazio per raggiungere altre aree della base. Vi faccio un esempio: sono al lato, in un lato della mappa, però devo arrivare al lato opposto. Io posso arrivarci sia tramite i corridoi della stazione spaziale, ma posso arrivarci anche tramite lo spazio. Quindi esco fuori, aggiro la base spaziale e arrivo alla zona che mi interessa. Altra cosa che è molto interessante è l'interazione ambientale. Il gioco ha un'ottima interazione ambientale, sicuramente superiore allo standard degli ultimi anni. Si distruggono un po' di cose, si raccolgono tante cose. Quindi devo dire, tecnicamente, pur non essendo straordinario, devo dire che gli sviluppatori hanno fatto un buon lavoro per far sentire il giocatore in un mondo abbastanza vivo. Questo è il cannone Glod, che vi dicevo prima, serve anche per combattere, perché spruzza questa gelatina che si induisce, quindi se la lanciate sugli alieni questi vengono immobilizzati, ma serve anche per alcune sequenze platform e addirittura per i puzzle ambientali, perché come avete visto lì era una sciocchezza quella che ho fatto, perché c'era un foro da cui usciva del gas che prendeva fuoco. Io quindi cosa ho fatto? Ho utilizzato il cannone per coprire il buco e quindi evitare la fuoriuscita di gas. Però in altre occasioni questo cannone può essere utilizzato anche per bloccare veri e propri incendi, per fermare momentaneamente centraline elettriche che fuori uso, che rischiano di elettrizzare il vostro protagonista e così via. Questa sezione a gravità zero è davvero molto molto affascinante. Siamo in questo corridoio che collega una zona, la lobby della stazione spaziale, con il giardino botanico. Infatti noi stiamo andando lì perché non ci possiamo arrivare tramite l'ascensore, in quanto è stato bloccato con qualcosa che non conosciamo, che dobbiamo scoprire. Queste sono nuove razze aliene che non avevo ancora visto finora. A quanto pare, se ci si avvicina, questi bulbi cacciano nuovi mimic che ci vengono addosso ed esplodono al contatto. Sono addirittura, non so se l'abbiamo già visto, ma dovrebbe uscire comunque, sono addirittura nucleari, quindi se ci si avvicina troppo si rischia di rimanerci secchi. Io in questo caso cerco comunque di attivare, di coprire la fuoriuscita di gas, perché nel caso dovessi scappare e per sbaglio vado lì, comunque subisco danni e la cosa non mi fa piacere assolutamente. Vedi, io sto avanzando comunque con calma, perché non si sa mai, gli alieni arrivano all'improvviso. Poi qua ad esempio, ragazzi, dobbiamo trovare un modo per far esplodere i bulbi senza avvicinarci. Quindi prendiamo un oggetto, lo raccogliamo. Noi siamo a gravità zero, quindi non serve la forza per raccoglierlo, perché come in Deus Ex bisogna anche avere una certa forza, che è un'abilità ovviamente, un'abilità di sollevamento, e per raccogliere gli oggetti. Però dato che siamo a gravità zero, gli oggetti non hanno peso, quindi possiamo avanzare più facilmente. Vedete, ho preso un oggetto, l'ho tirato sopra questi mimi che sono esplosi. Un altro corridoio
avanzo sempre con molta calma, perché non si sa mai, vedete là quanti ce ne sono di mimic esplosivi. Anche questi poi possono essere analizzati, così si ottengono, si chiamano cistogli, si chiamano nido di cistoglie, possono essere analizzati, così scopro i loro punti di forza e punti deboli. E inoltre, cosa che mi ero dimenticato di dirvi prima, analizzando gli alieni posso sbloccare delle abilità aliene, perché appunto nella storia del gioco si sperimentava con questi alieni per inserire negli umani le abilità di questi alieni, insomma volevano trasformare gli umani in vere e proprie armi. Vedete, c'è il simbolo nucleare, perché appunto ci sono questi alieni che sono molto molto pericolosi. Infatti in basso a sinistra c'è anche lo stato alterato, c'è la barra del simbolino, anzi, dell'emergenza nucleare, diciamo così. Vediamo se riusciamo a entrare in questa porta, ma mi sa che è chiusa, tanto per cambiare. Vediamo, sì, mi sa che è chiusa. E di là ci sono tantissimi alieni, porca miseria, guardate quanti ce ne sono. Questi sono praticamente le cistoidi, appunto, che sono usciti dai loro nidi e che stanno aspettando qualcuno da attaccare. Ovviamente la porta è chiusa, però dato che non abbiamo con noi, o meglio, dato che ancora non ho sviluppato l'abilità di hacking, perché tutti i dispositivi elettronici possono essere hackerati, proprio di fianco alla porta c'è un condotto dell'aria, che anche qui piccolissimo puzzle, vedete, devo bloccare col cannone per non farmi male. E una volta bloccato posso passare avanti e riuscire a procedere e superare la porta. Quindi questo cosa ricorda? Mi ricorda tantissimo la serie Deus Ex. Non so se l'avete giocato, sia Human Revolution che Mankind Divided. Basta giocare questi due per notare la somiglianza. Bene, potete aggirare le porte, potete comportarvi come volete. Se adesso avessi sviluppato l'abilità di hacking, non me ne sarebbe fregato niente di bloccare il condotto dell'aria, ma sarei tranquillamente passato. Questo è l'albero delle abilità. All'inizio avete le tre blu disponibili, che dovete ovviamente poi sviluppare. Poco più avanti, quando sbloccate la possibilità di analizzare gli alieni, sbloccate proprio le abilità Typhon, che gli permettono appunto di sfruttare i poteri di questi mimic. Guardate quanti ce ne sono qui. Io cercherò sempre di, in questo caso, di evitare il combattimento, però dato che lì dentro c'è un kit medico e lo voglio comunque utilizzare perché fa sempre, anzi lo voglio raccogliere perché fa sempre comodo, vediamo se riesco magari a trovare un oggetto, eccolo lì, forse quello lo riesco a raccogliere per far scoppiare i nidi e quindi prendere il kit medico, perché comunque può, non si sa mai, con la fortuna che ho magari finisco i kit medici, me ne mancava proprio uno, era quello che mi serviva. Ecco qui, vediamo se tirandolo i cistoidi scoppiano. Sì. Dai, ci allontaniamo un poco però per evitare complicazioni. Sì, ce l'abbiamo fatta, addirittura il kit medico è uscito fuori da noi, grande. Io adesso potrei anche decidere di combattere. Prendo la pistola, sparo a tutti gli alieni e li faccio scoppiare uno per uno. Però, dato che sono uno che a cui piace risparmiare e a cui piace giocare anche stealth, in questo caso evito, anche perché il combattimento lo trovo abbastanza inutile vista la situazione. Anche qui, vedete, posso decidere se passare per il condotto a destra, però è pieno di cistoidi, oppure per la porta, però devo stare attento che lì vengo elettrizzato. Quindi cosa faccio? Utilizzo di nuovo il cannone, blocco momentaneamente problema elettrico, perché con l'elettricità i frammenti del cannone vengono distrutti pian piano, però io intanto posso utilizzare le abilità di Morgan per riparare il giunto elettrico e avanzare, quindi senza farmi male con l'elettricità, perché anche qui l'abilità di riparazione può essere molto utile, perché ad esempio in altre situazioni ho riparato riciclatori, ho riparato torrette, anzi no, le torrette ancora no perché non c'ho l'abilità sviluppata come si deve, però anche le torrette si possono riparare e magari sfruttarle in combattimento, far combattere loro al posto nostro. Andiamo ancora avanti, vediamo cosa riusciamo a fare. Ispezione. Questi sono degli operatori tecnici, dei piccoli robottini che, tanto qua scoppia qualcosa, sì, qualcosa che disturba i segnali elettrici, credo.
ci sono dei piccoli droidi che potete incontrare ogni tanto nella stazione spaziale che vi forniscono supporto. Per esempio quello lì era, se non mi sbaglio, il droide tecnico che ripara la tuta, ma ci sta anche quello medico, e se non mi sbaglio ce ne sta anche un altro che vi fornisce supporto in non so che modo. La porta è chiusa, però ci dice che dobbiamo che la chiave si trova addosso a uno scienziato che si trova nella, credo nella sala magnetica, sì, una sala a fianco praticamente. Ah, piccola cosa che vi ci tengo a dirvi, piccolezza, il gioco è completamente in italiano, sia nei testi che nell'audio, quindi nel doppiaggio. Ottime le musiche, come vi dicevo, sia la colonna sonora, ma poi a livello di mixaggio musicale hanno fatto davvero un bel lavoro. Allora, qui però ci manca, mi sa, la corrente. No, no, ecco qui. Tramite il computer, vedete, io cerco il nome dello scienziato che c'ha la chiave, eccolo qui, Anders Kain, che si trova dentro, eccolo là, a posto. Dobbiamo entrare in questa specie di condotto che mi sa quando esplode, se siamo lì dentro ci fa vedere, ci dice del fuoco, lo potrebbe bloccare anche con un cannone, ma Morgan è abbastanza agile, anche fornita di un jetpack che si raccoglie, anche esso un paio di tempo. E di cistoide ovunque, in sovrere ci sono anche degli oggetti che potrei raccogliere. Anche in questo caso prendo un oggetto, io lo tiro addosso, vediamo che succede. Ok, lì esplodono, attaccano l'oggetto, vedete lì c'è addirittura la perdita di gas perché è esploso tutto, però io ho sempre il cannone per fermarli. Però, oh cavolo, era rimasta qualche cistoide. Vabbè, non fa niente. Vediamo un po'. Adesso vi faccio vedere una piccola cosa. Il cannone può essere utilizzato anche per scavalcare le pareti. Vedete, io creo praticamente una piattaforma per raggiungere così quegli oggetti altrimenti irraggiungibili. Oddio, potevo probabilmente farlo anche se con l'abilità di sollevamento, però dato che non ci ho sviluppata, approfitto del cannone, che è comunque molto molto versatile. Praticamente potete creare delle vere e proprie scale e quindi raggiungere posti magari raggiungibili. Ok, ecco qui lo scienziato, raccogliamo. C'è anche i punti Neuromod, che sono i punti abilità. Poi la tuta, anche la tuta può essere personalizzata, può essere modificata utilizzando particolari chip che non so, migliorano. Possono migliorare il jetpack, possono migliorare l'abilità di scansione degli alieni. Se non mi sbaglio ho incontrato anche qualche chip che mi permette di ottimizzare l'uso della barra d'abilità, quella viola che trovate in basso a sinistra. Praticamente c'è l'abilità barra blu, che è quella dell'energia, la barra grigia che è quella dell'armatura, quindi più è in forma l'armatura, diciamo così, e meno danni subisco dai nemici. E c'è poi la barra viola, che è appunto quella delle abilità. Vedete, questi sono i chip, li faccio vedere velocemente. Non ne posso mettere tanti perché ovviamente poi devo potenziare il personaggio. Non c'è una barra esperienza, precisiamola questa cosa. Lì intanto ci sono altri nemici, vedete che si sono addirittura impossessati dei robot, dei robottini. Dicevo, non c'è un vero e proprio barra di esperienza. Semplicemente i Neuromod vanno costruiti e vanno raccolti nello scenario. Anche in questo caso, vedete, analizzo i nemici, scopro i loro punti deboli, in questo caso l'elettricità. Quindi cosa faccio? Posso anche combattere in questo punto, però le unità sono MP, però sono deboli anche al cannone blu, quindi li blocco, li colpisco con la chiave. In questo modo comunque risparmio anche un pochino di missioni, che magari sono sbagliato, non vado troppo lento, però va bene. Attacco melee può anche essere caricato, quindi in questo modo potete fare più danni. Ecco, io qui sono stato stupido perché potevo aspettare questo, diciamo, quest'onda IMP, si disattivavano i robot e io potevo passare senza avere fastidio o distruggerli mentre erano, diciamo, storditi. Vedete, c'erano diversi modi per avanzare. Vediamo se riusciamo a sbloccare qualche abilità Neuromod. Ne posso mettere diversi con 4 punti. Necrospia, vedete, recupera organi dei resti di Typhon. Abilità mediche, hacking, che sicuramente è una delle prossime che sbloccherò. Non adesso forse, perché volevo vedere un pochino queste abilità aliene che ancora non ho sbloccato. C'è la telepatia,
che permette di, vabbè, questa è la telecinesi, che permette di controllare gli oggetti dalla distanza, c'è la metamorfosi e poi c'è l'onda cinetica. Questa può essere interessante, l'onda cinetica, vedete, perché crea un'onda fisica che infligge danni ai nemici dalla distanza, credo, però può essere utile contro le, contro i nidi che stiamo trovando adesso. Attenzione, cosa succede? Che succede? Ah, non sono morto, è una cazzina evidentemente, mentre sblocco le abilità, mentre potenzio il personaggio man mano, evidentemente si sbloccano queste cose. Perché il gioco come narrazione è molto affascinante, devo dire, però come narrazione al momento non mi sta facendo impazzire, nel senso che il personaggio non parla. L'ho sentito parlare, ma era in una cazzina, in un video che il personaggio stesso aveva registrato. Adesso non vi spiego il perché, perché altrimenti vado troppo in spoiler e voglio evitarvi spoiler. Però il personaggio non parla. Il gioco con narrazione è molto simile, ricorda molto Bioshock. Quindi ci sono tanti collezionabili, le mail potete leggere e quindi scoprire piccoli retroscena. Ecco i personaggi che interagiscono con voi tramite la comunicazione radio, come succedeva anche in Bioshock. Diciamo che io preferisco sempre avere qualche cazzino in più piuttosto che andarmi a cercare il collezionabile per spiegare la storia, per avere più informazioni sulla storia. Sono scelte di design, a qualcuno lo apprezza, a qualcuno no. Io preferisco sempre avere il personaggio molto carismatico, perché ad esempio a me in Dishonored proprio la storia non era piaciuta perché il personaggio non parlava, e anche lì non mi sentivo tu immerso, come dicono loro. Può sentirci? Diciamo, nei panni di Corvo Attano, di Sono, dato che lui non parlava, non sentivo quel carisma di cui il personaggio aveva bisogno, quindi non mi riuscivo ad immergere nei suoi panni. Io preferisco sempre che il personaggio parli. A volte qualcuno dice, no, ma se il personaggio parla sembra che non lo stai controllando tu, ma è tutto già scritto. È vero, però io preferisco sempre avere un personaggio che parli, perché io non mi starei mai zitto in queste situazioni, parlerei con chiunque e li manderei tutti a quel paese. Ecco qua, qua ci sta un'altra creatura che non avevo mai visto. Questa si muove praticamente, una cistoide, no, un tessitore, forse ho letto, sì, tessitore, che crea altre cistoidi, però a differenza dei nidi, questo qui si muove, quindi ci dobbiamo stare molto attenti. Vediamo se riusciamo a utilizzare il ciarpame qua per... ecco, sì, forse... infatti, lui si allontana, perfetto. Molto affascinante questo corridoio con questi colori... arancioni, non so che cavolo sono, forse l'ho anche spiegato il gioco ma ero un attimo distratto, però molto molto carino. No, artisticamente devo dire che hanno fatto davvero un bel lavoro i ragazzi di Arkane. Visivamente non è il migliore dei CryEngine, perché il gioco utilizza il motore di Crytek, motore che abbiamo visto in Rise, Son of Rome, in Crysis, e anche in qualche altro gioco third party, se non mi sbaglio Evolve utilizza il CryEngine, Sniper Ghost Warrior, se non mi sbaglio Sniper Ghost Warrior lo utilizza. Su Sniper però sono un po' incerto, su Evolve sono sicurissimo. Comunque l'abbiamo visto spesso il CryEngine, come lo usa Crytek non lo usa nessuno ovviamente, e devo dire che Arkane comunque lo sfrutta soprattutto a livello fisico, perché devo dire che hanno creato una fisica molto curata, come state vedendo anche adesso in queste sezioni a gravità zero, e poi ci ha messo tanta interazione ambientale che, come vi dicevo prima, non si vede spesso. Ecco qui utilizzo un operatore, uno di questi droidi, per riparare l'armatura. L'armatura la posso riparare anche utilizzando degli appositi kit, come kit medici, diciamo. Sono dei kit a parte, però dato che c'è la possibilità di risparmiare qualcosina, lo facciamo. Vediamo se riusciamo qua ad avvicinarci. È un guaio. Ok, l'abbiamo fatto, abbiamo buttato la bombola di gas addosso. Vediamo, intanto però mi tengo pronta la pistola. Sì, adesso ragazzi, qui ho skippato un poco perché il mostro sarà bloccato lì. Sono andato un pochino avanti, leggermente. Sì, non giusto un minuto. Passiamo a destra nel corridoio. Sì, i caricamenti e tutto il resto, ragazzi, l'ho un pochino skippata proprio per evitarvi troppe noie e rendere il video un po' più fluido, perché i caricamenti a volte sono un po' eccessivi. Vedete, la narrazione va molto avanti con i transcribe, così, i cosiddetti collezionabili che si raccolgono e vi danno informazioni.
con i personaggi. Perfetto, ragazzi, siamo arrivati finalmente al giardino botanico, però io direi che è tutto per oggi con Prey. Accogliamo un po' di roba, però sì, direi che con Prey per il momento è tutto. Ci vedremo anche nei prossimi giorni con il gioco di Bethesda e Arkane Studios. Appuntamento con la recensione, ragazzi, al momento non lo so, sicuramente settimana prossima inoltrata, perché il gioco è abbastanza grosso, ci sono tante missioni sia principali che secondarie, e quindi voglio essere sicuro quando gli darò il voto e voglio prendermi tutto il tempo necessario, perché trovo che sia giusto così nei vostri confronti. Siamo arrivati a circa 25 minuti, no, abbiamo superato i 25 minuti, perfetto. Vedete quanta roba che sto raccogliendo intanto? L'esplorazione è fondamentale, davvero fondamentale. Ragazzi, siamo arrivati al giardino botanico, io direi di salutarci qui e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!